Il dottor Nicolosi ha una fama di chirurgo perito, esperto, soprattutto in questo campo. Ora, a noi interessa, noi del territorio di Augusta, Melilli, Priolo e Siracusa, lei potrà intervenire qui da noi quando ci sarà il polo oncologico al Muscatello? Ma questo è fuori di dubbio, perché innanzitutto si tratta sempre di dover trattare dei pazienti che sono di interesse comune, non hanno nessun tipo di confine. Poi il discorso di avere un polo oncologico dedicato alla diagnosi precoce e al trattamento di una patologia che sia asbesto correlata, sia essere il mesotelioma o tutte le varie interstiziopatie che possono derivare da questa esposizione a questo materiale, non ci sono dubbi che si possa trovare benissimo la possibilità di costituire una commissione per lo screening di tutta quella parte di soggetti a rischio, o perché lavoratori o perché esposti per una condizione ambientale all'amianto, per cui una volta individuati possono magari essere trasferiti e inseriti nei protocolli di ospedali come quello dove lavoro io, l'ospedale Cannizzaro, che certamente dotato di professionalità che per il trattamento di questo tipo di patologia sono necessari per avere dei buoni risultati. Per questo io le ho domandato, lei come persona fisica potrebbe venire qui ad operare qualora appunto il polo fosse in grado, idoneo a ricevere la sua opera qui da noi? Ecco, la domanda era quella in sostanza, per evitare il trasferimento. E a maggior ragione ancora un'altra domanda correlata: sarà possibile un giorno non molto lontano evitare i trasferimenti a Parigi o altrove, a Marsiglia, dove sicuro molti nostri conterranei ancora oggi? Allora, l'esterofilia è un po' un problema che da sempre contraddistingue le popolazioni del sud, forse perché non si è mai avuta una fiducia sulla sanità siciliana. E molto probabilmente ha ragione, perché certa politica ha invaso gli ospedali creando certamente dei disservizi. Però io non faccio polemica, perché non è né mio costume né il mio ruolo. Io posso dire che venire a operare in un altro ospedale dove deve esistere una sala operatoria e delle professionalità che sono all'altezza non sarebbe un problema. Certamente se dobbiamo fare una diagnostica strumentale non ci sono problematiche, se invece si tratta di dover eseguire degli interventi particolari che necessitano di un ricovero in una rianimazione super specializzata o che necessitano di strumentazioni particolari, è bene non farne una questione di campanilismo, anche perché Augusta, Catania, siamo nell'ordine dei 40 minuti, quindi non penso che sia comparabile al discorso Parigi, Marsiglia, Londra o New York. Non c'è dubbio, ma voglio dire, è l'ultima domanda, ma allora quali saranno le peculiarità di questo centro oncologico di Augusta? Secondo me trovare una buona commissione di esperti, e fra questi esperti ci deve senza dubbio essere un ottimo radiologo che abbia una specialità particolare nella lettura della tomografia assiale computerizzata, ci deve essere un ottimo anatomopatologo, perché deve poter leggere bene vetrini che sono particolarmente impegnativi, ci deve essere un'ottima cardiologia, ci deve essere un'ottima fisiopatologia respiratoria, ci deve essere un'ottima oncologia. Quindi, come vede, il problema è multispecialistico. Equipe di grossissimo livello a questo punto. Noi saremo in grado di avere questo organico? Ma io non vorrei mai dire di grossissimo livello, perché se si è specialisti in queste branche, se si fa il proprio lavoro in maniera determinata e con grande rispetto per il lavoro che si fa, io penso che tutti dobbiamo essere in grado di fare bene il nostro lavoro. Va bene, grazie.